Buonasera e bentornati nei nostri studi per il consueto approfondimento serale. Questa sera tocchiamo il tema della peste suina africana che sta toccando anche il nostro territorio. C'è tanta preoccupazione soprattutto da parte delle aziende dell'entroterra, ma non solo. Certamente uno dei temi più discussi di questo gennaio che sta terminando, e si guarda naturalmente con preoccupazione anche alle prossime settimane per il diffondersi di questa malattia tra i cinghiali, e naturalmente si sta cercando di arginare la problematica affinché non arrivi ai maiali da allevamento. Poi lo vedremo appunto nel corso della serata, spiegheremo appunto i vari dettagli. Si sta proseguendo con il monitoraggio di questa situazione. Ci sono alcune novità che riguardano le ultime ore, ad esempio con il ritrovamento della carcassa di un cinghiale in spiaggia ad Albisola, un ritrovamento anche a Sassello, quindi si sta un pochino estendendo il territorio sotto controllo per la diffusione della peste suina, e ne parliamo questa sera. E saluto, ringrazio naturalmente per la partecipazione Ivano Moscamora, che è il direttore di CIA Liguria. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. E Luigi Marco Tiscornia, che è il presidente dell'ATC Genova 2 Levante, l'ambito territoriale di caccia. Buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco Moscamora, subito la preoccupazione da parte di CIA, agricoltori naturalmente della Liguria, ma un pochino di tutto il comparto, della piega che sta prendendo questa situazione. Ma certo, la preoccupazione è molto, molto sentita, insomma, si tratta di un evento molto pericoloso, per ora confinato, e ci auguriamo che rimanga tale ai selvatici. C'è un rischio oggettivo di trasferimento agli animali da allevamento. Precisano subito che il tema è drammatico per quanto concerne il settore, ma lo dico una volta di più, non c'è nessuna ricaduta nei confronti dell'uomo. Per la salute umana non ci sono problemi, ci sarebbero problemi molto gravi, e ci sono già problemi molto gravi per chi invece si dedica a questa attività di allevamento. Quindi questa è la preoccupazione di cui facciamo parte. Sicuramente al momento, senza esprimere valutazioni di particolare ottimismo, mi pare di poter dire, anche se le ultime notizie che lei dava qualche secondo fa potrebbero cambiare lo scenario, ma sembrerebbe che la condizione, diciamo, dei ritrovamenti insistano in un'area piuttosto delimitata. Questo sarebbe una gran fortuna, perché consentirebbe di circoscrivere quasi naturalmente un'area, contenere, poter intervenire in maniera più efficace per limitare ed eradicare per quanto possibile ogni rischio ulteriore. Certo. Ecco, proprio per cercare di dare una mano in questa situazione ci sono anche tanti cacciatori e volontari che stanno perlustrando i boschi anche nel nostro territorio, alla ricerca delle carcasse. Poi vedremo anche, ci sarà il tema degli abbattimenti dei cinghiali. Allora chiedo a Tiscornia, dal suo osservatorio, qual è la situazione attuale e come state operando? Noi siamo, io ho partecipato a diversi tavoli all'unità di crisi sia a Alessandria che a Genova. Ci è stato chiesto di intervenire per cercare le carcasse, perché questo virus rimane nelle carcasse, specialmente in un periodo come questo in cui è freddo, e soprattutto nell'entroterra dove di notte le temperature scendono parecchio. Ci è stato spiegato che può rimanere attivo anche 6 mesi. Quindi la cosa più importante è, al di là del come diceva Moscamora giustamente, delimitare quella che è l'area cosiddetta, che si definirà poi area rossa, perché adesso ad oggi il Ministero ha identificato un'area molto grande, prudenzialmente, che poi andrà a restringersi per identificare dov'è, diciamo, l'epicentro, che pare essere nella zona tra Ovada, Ronco, Isola e Sidione e Masone, ma qualche ritrovamento, ahimè, è stato trovato anche altrove, in mente quello del casello di Genova Est, che poi dirò, è quello che mi preoccupa parecchio, per i motivi che dirò. Però noi siamo stati chiamati
per andare a cercare le carcasse, hanno chiamato noi perché siamo quelli che frequentiamo il bosco, tra l'ambito 1 e l'ambito 2 abbiamo messo in moto più di 1000 persone, ci è stata consegnata una griglia che ha diviso tutta quest'area identificata dal Ministero in quadrati di 1 km per 1 km, e ci è stato richiesto di andare a percorrere e coprire tutti questi quadrati in modo che si andasse a monitorare interamente la zona. Ci sono speranze che la peste suina in quest'area delimitata non arrivi proprio qui nel nostro Levante e nell'entroterra? Sì, allora noi ci è stato chiesto di partire dalle zone diciamo periferiche dell'area evidenziata e andare in senso verso i posti dove si sono trovate maggiori carcasse. Nei comuni interessati al di qua del Bisagno, che rientrano in questa zona, non abbiamo ritrovato nessuna carcassa. Non è stato né da noi né da fruitori occasionali né da automobilisti, da nessuno. Quindi questo ci fa ben sperare. È evidente che avendo la consapevolezza, come ho sentito nell'ultima riunione che abbiamo fatto in regione, che questo è un virus molto aggressivo, parecchio aggressivo, ma mi spiace che non ci sia... 100% se non sbaglio. E tra l'altro colpisce in pochissimi giorni. Non colpisce, uccide in pochissimi giorni. Cioè un animale che viene colpito, che viene attaccato, sì, che è contagiato da questo virus, da quello che ci è stato detto, nell'arco di 5-6 giorni muore. Questo non significa che una volta che è morto non è più pericoloso, anzi, perché questo animale, quando rimane il virus, rimane nell'animale, come dicevo, può rimanere fino per diversi mesi, quindi è importantissimo andare a toglierlo. Ecco, su questa situazione, per cercare di capire anche quando terminerà il monitoraggio e quando saranno prese delle decisioni anche più importanti legate a questa situazione, abbiamo interpellato Angelo Ferrari, che è stato nominato commissario per l'emergenza, che attualmente è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Allora, sentiamo intanto proprio il suo parere sulle ultime ore, poi ci ritroviamo in studio. Quanto durerà ancora questo monitoraggio prima eventualmente di modificare la zona rossa? Nel volgere di una settimana o due dovremo avere delle indicazioni piuttosto sicure sulle quali poi poter fare una programmazione. La programmazione vuol dire anche alzare barriere fisiche, quindi vuol dire posizionare delle reti in modo da contenere l'area della zona infetta. Queste recinzioni, queste reti sarebbero messe diciamo in punti strategici o proprio intorno a tutta l'area, allora, eccetto le strade, presumo? C'è stato un incontro con la società Autostrade che ha garantito un rafforzamento di quelle che sono le reti antiselvatici da posizionare in tutta la rete autostradale che è di nostro interesse, ma si stanno già studiando con i tecnici regionali tutta una serie di iniziative poste a posizionare le reti in luoghi strategici tali da limitare proprio il movimento dei cinghiali, perché questo è quello che preoccupa. La stessa presenza e tutta una serie di attività che sono state inibite nei boschi sono mirate proprio a evitare la movimentazione dei cinghiali. Si partirà poi con gli abbattimenti selettivi? La popolazione di cinghiali va ampiamente ridimensionata, ma va fatta con attenzione e con giudizio. Ci dovrà essere uno studio approfondito di come farlo, al di là di esigenze particolari come possono essere quelle legate alla presenza dei cinghiali sul Bisagno o altro. Però l'operazione proprio di depopolamento o di diminuzione della popolazione dei cinghiali va affrontata a tavolino, conoscendo
in modo più approfondito e valutando anche delle opportunità legate anche all'utilizzo poi di questa fonte proteica. Ecco, non possiamo pensare di abbattere e basta. Bisogna pensare a tutta un'altra serie di soluzioni che si stanno affrontando. Bene, rieccoci in studio. Ecco, subito un flash su questo. Cosa ne pensate? Intanto ti scornia. Io questi sono ragionamenti che ho già sentito e noi stiamo mettendo in atto dei protocolli europei che hanno dato degli ottimi risultati, ma questo, cioè, io sono d'accordissimo con Ferrari che è persona di grande competenze e sicuramente quello che dice lo condivido in pieno, ma questi protocolli hanno dato degli ottimi risultati in Cecoslovacchia e nel Belgio. Noi dobbiamo pensare, perché io sono abito a Ne, conosciamo bene quella che è la realtà dell'Appennino Ligure, non stiamo parlando di pianure dove le recinzioni sono relativamente semplici, noi stiamo parlando di selve ripide, scoscese, dove le uniche diciamo, possibilità di recinzione sono strade, spesso contorte, spesso che ritornano su se stesse, quindi Il recintare queste zone, secondo me, è molto complicato. L'altro discorso invece che mi preoccupa, e l'avevo già accennato prima, ma mi preoccupa molto, è il problema del bisagno, perché l'animale che è stato trovato a Genova Est è a 500 metri in linea d'aria dal bisagno. Noi sappiamo tutti che il bisagno è una polveriera, lo sappiamo da anni, non, ad oggi non so perché, ma evidentemente ci saranno delle motivazioni che non conosco, non si è intervenuti su questa popolazione che è cospicua e se viene infettata questa popolazione il bisagno sì che è un'autostrada, ma è un'autostrada aperta, noi sappiamo perfettamente che cioè, se si infetta la popolazione del bisagno lì sono guai anche per il Levante. Certo. Ecco Mosca Mora, chiedo anche a lei. Ma sì, non credo ci sia molto da aggiungere rispetto a quello che il dottor Ferrari indicava. Io ho avuto modo di confrontarmi anche abbastanza recentemente, forse nel pomeriggio di oggi, insomma, sulle ipotesi. Concordo anch'io sul fatto, insomma, che le difese fisiche in un territorio come il nostro non siano esattamente la cosa più agevole da mettere in atto. Si tratta di non tralasciare nessuna disponibilità, di non pensare che nessuna sia risolutiva. Quindi se Autostrade potenzia la sua rete di difesa degli assi principali che in qualche modo stanno forse facendo la barriera all'estendersi, bene, ma ritenere che possiamo metterci a tirare reti in tutto il nostro territorio mi sembra francamente difficile. Anche oltre che tecnicamente, tempisticamente, cioè tra sì. Quanto l'abbiamo messo. Sì. Ma le sembra che questo temporeggiare stia come dire, facendo aggravare la situazione, secondo lei? Cioè, stanno passando anche tanti giorni, se ne parla ormai da quasi 3 guardi, io le faccio un esempio irriverente. Ma tutta questa ansia di fronte a cose complesse, a risolverla in 3 minuti mi mette un po' male. No, è come l'elezione del Presidente della Repubblica. Sembrava che non avessimo mai capito che ci sono passaggi e situazioni che hanno bisogno di tempo. Certo, qua la cosa fondamentale è avere chiaro, lo diceva bene Fiscornia, che ci sono dei protocolli. Questi protocolli, nella celerità della loro messa in campo, aiutano a limitare il rischio di una diffusione. Questo è fondamentale. Allora, fare rapidamente, e di questo voglio ringraziare pubblicamente le associazioni venatorie per l'impegno che hanno messo nel lavoro, diciamo, di monitoraggio e di ricerca. Noi non abbiamo sempre, come dire, no, un rapporto idilliaco con i cacciatori, ma come dire, quello che è di Cesare deve essere dato a Cesare, in questo, come in altre volte, oggettivamente, va riconosciuto questo impegno straordinario. Quindi primo fare in fretta, secondo fare in fretta ma con la, come dire, con la logicità di un percorso. Ora io non voglio fare polemica assolutamente, ma non è possibile non aver deciso o decidere in maniera così un po' no,
saltarenante, se si deve fare gli abbattimenti o le macellazioni, no? Cioè, bisogna deciderlo. Allora, io credo che bisogna usare anche il buon senso. Il buon senso dice che il nostro obiettivo è fare il vuoto sanitario, e cioè non avere maiali allevati in quest'area nel tempo più breve possibile. Ora, se noi questo lo facciamo favorendo la macellazione spontanea, che consente anche di parare un po' il colpo del danno che i nostri allevatori subiscono, credo che facciamo soltanto del bene, va solo coordinato e fatto con attenzione. Se entro un termine molto semplice, addirittura l'ordinanza del Ministero parla di 30 giorni, ma potrebbero essere meno, non si sono fatte le macellazioni o se ne sono fatte soltanto una parte, si può intervenire con l'abbattimento, con un criterio che peraltro è già stato messo in campo, ahimè stoppato da un'azione a mio parere discutibile, insomma, di ricorso, prevede la presenza in allevamento di una ditta specializzata che provvede all'abbattimento, alla rimozione e alla distruzione dei capi potenzialmente a rischio. Allora, queste sono cose che vanno coordinate. Allora, su questo, nonostante lo sforzo che ho visto messo in campo sicuramente dalla regione, ho avuto un po' l'impressione che non essendo noi avvezzi a questo tipo di situazioni, qualche balbettio lo abbiamo avuto, ecco. Ma niente di irreparabile. Sa perché glielo chiedono? Perché vedo che è un problema molto, molto grave, insomma, adesso è sotto gli occhi di tutto, naturalmente c'è anche tutto un settore, poi lo vedremo, che ha forti preoccupazioni, però è un tema che riguarda naturalmente anche tutti i cittadini, ma a volte non sembra esserci la sensibilità verso la gravità di questa situazione. Come lei diceva giustamente, anche per quanto riguarda i maiali, si sente spesso, no, dire ma perché abbattere i maiali oppure perché l'abbattimento dei cinghiali. Giustamente ricordava, oggi c'è stato anche questo ricorso al TAR e si è bloccato un abbattimento nella zona di Campo Ligure. Questo, come diceva lei, naturalmente fa ritardare tutto quello che è un protocollo ben preciso. Ecco, infatti glielo chiedevo perché sembra questa sensibilità non ci sia verso la gravità del problema. Mi perdoni, probabilmente se anziché andare là con le truppe cammellate si fosse governato questo percorso obbligando l'allevatore, facilitando l'allevatore a portare al macello direttamente una serie di animali, forse questo livello di inasprimento della situazione non sarebbe avuto. In questo dico, bisogna fare molta attenzione senza nulla togliere alla necessità, che io condivido, di fare il vuoto sanitario nel tempo più breve possibile. Questo è fuori di dubbio, ma usando tutti i mezzi che la legge ci consente. C'è un po' di contraddizione nell'operare. Ripeto, siamo in difficoltà tutti, nessuno vuol fare il primo della classe. Mettiamoci a ragionare, cerchiamo di avere una procedura quanto più, come dire, equilibrata, soprattutto sostenibile. Perché vede, lei può fare il provvedimento più bello del mondo, ma se non viene accolto e condiviso dai soggetti che poi ne sono quelli che alla fine ne pagano anche un po' le conseguenze, ma capiscono che c'è un interesse superiore a quello della loro singola azienda, magari avendo anche qualche garanzia di essere giustamente rimborsati per il danno che loro non hanno compiuto, tutto diventa più difficile. Certo, quindi, certo. Allora, ascoltiamo un breve passaggio del vicepresidente della regione, nonché assessore all'agricoltura, Alessandro Piana, proprio anche sulle ultime vicende di queste ore. Noi abbiamo un'ordinanza ministeriale, abbiamo un'ordinanza regionale, abbiamo delle ordinanze dei sindaci che vanno nella direzione di quelle che sono le direttive della Comunità Europea, che sono quelle di procedere agli abbattimenti per gli allevamenti bradi e semibradi, e poi ci scontriamo poi sul territorio con delle lettere degli avvocati di richiesta di ricorso al TAR, e quindi non procediamo con gli abbattimenti. Ci siamo lasciati martedì scorso con l'impegno di procedere con gli abbattimenti il prima possibile, proprio in quei settori dove c'è promiscuità. Addirittura c'è un allevamento ancora 20 giorni fa dove erano ancora liberi, sono stati liberati, quindi noi avevamo la necessità primaria di procedere all'abbattimento e all'eliminazione di quei maiali. Abbiamo portato in giunta una delibera venerdì scorso per tener fede agli impegni, dove ho stanziato 130.000 euro, che è un primo ristoro per i maiali che verranno abbattuti, ovviamente non macellati ma abbattuti.
10. Credo che questa sia un'occasione importante dove le associazioni animaliste sono sostanzialmente all'angolo, ma gioco forza, perché questa realtà è nata anche da un ambientalismo, un animalismo, forse, concedetemi il termine, talebano, che ha sempre vincolato le azioni del governo e le azioni delle regioni. Abbiamo un numero esagerato di cinghiali che un domani potranno sicuramente diventare un problema per i coltivatori, per le aziende, e se noi non andiamo a eliminare o a ridurre sensibilmente di numero, non avremmo risolto il problema, ma l'avremmo solo rimandato. Ecco, abbiamo sentito Piana che proprio questo pomeriggio ha partecipato in diretta Facebook ad un incontro promosso proprio da CIA Liguria, che avete visto anche la insomma, grafica di questo appuntamento. Ecco, intanto un attimo con Tiscornia, Piana citava il problema del numero dei cinghiali presenti in tutta la Liguria. Ecco, forse anche dal suo osservatorio ha visto com'è la situazione in questi ultimi anni, quanto è cresciuto il numero degli ungulati qui. Io... guardavo, lo conosco benissimo, ma poi chi magari abita in Piazza dei Ferrari o in Corso Europa non si rende conto. Le immagini che passavano sullo sfondo mentre noi parlavamo e mentre andavano in servizi. Avete visto com'è la Liguria. La Liguria, tolta la fascia costiera, ma proprio a ridosso delle case, è una selva. La parola giusta è non è bosco, è selva. Questo è un habitat che è il più favorevole possibile ai cinghiali e evidentemente questi prolificano, sono animali intelligenti, poi ci troviamo anche l'assurdo di quelli che, come diceva l'assessore, io magari sono di parte, quindi più di tanto non dico, ma che gli danno da mangiare perché il povero cucciolo ha fame, eccetera, e ovviamente non ci possiamo aspettare altro. Io, tornando a quello che diceva Mosca Mora e anche l'assessore, dico sgombro il campo da possibili poi interpretazioni, lo dico subito, mai nessun cacciatore andrà nel bisagno a battere i cinghiali, questo noi non siamo disponibili a farlo e mai lo faremo, però capisco anche l'agricoltore che gli viene chiesto di abbattere la sua fonte di reddito quando sappiamo tutti che nel bisagno ci sono centinaia di cinghiali che sono potenzialmente più pericolosi relativamente a quello che può essere la propagazione di un virus come la peste suina, perché un conto è un animale sotto brado come quello di Campo Ligure, conosco benissimo la realtà, il mio collega dell'ambito 2 è il sindaco di Campo Ligure, quindi queste problematiche le conosco perfettamente. Animali allo stato libero vanno tolti come sono stati tolti, ma gente che si tiene il maiale in casa, cioè, capisco che difficilmente possono capire, scusatemi la ripetizione, che poi invece, perché c'è la sensibilità di quello che gli va a dare da mangiare o di chissà chi, i cinghiali nel bisagno non possono essere toccati. Queste sono cose che comunque poi lasciano un segno e un riscontro. I cinghiali ci sono, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche i bambini, perché ormai sono anche nella città, non più solo nelle campagne, lo sappiamo perfettamente. La chiusura dei boschi, cioè che è il provvedimento che è stato preso subito, ecco, per evitare il passaggio dei cinghiali da una zona all'altra, vi convince? Come non ho ormai, capito. Il cinghiale ormai, dico, arriva anche nel cortile di casa, l'abbiamo visto anche nei centri delle città. La chiusura, dico, solo dei boschi, vi convince comunque come azione, come prima azione tempestiva? Io, se posso dire, poi Mosca Mora dirà la sua, ma allora io penso che finora la 7 specialmente abbia fatto una buona funzione di diga, l'ha sempre fatto, lo sappiamo col quanto ci hanno messo i caprioli a poter arrivare nel Levante, poi ci sono arrivati, ma perché la setta ha funzionato bene, se si riescono a chiudere i varchi che ci sono, può funzionare, sulla 26 è tutto un altro discorso, perché lì ci sono dei viadotti enormi, chiuderli io, considerata la morfologia del nostro territorio, la vedo
dura e soprattutto non fattibile in tempi brevissimi. È ovvio che bisogna cercare di arginarli, però quando poi arriviamo fuori dall'autostrada c'è la città e i cinghiali sono nella città. Questi cinghiali vanno eliminati. Se è un'emergenza nazionale, dobbiamo metterci d'accordo qui, signori, o è un'emergenza nazionale e che può andare a intaccare 6-7 miliardi di PIL e centinaia di migliaia di posti di lavoro, e allora devono prevalere delle ragioni di un certo tipo, o non è un'emergenza nazionale e allora vengono tutti distinguo, i ricorsi al TAR, gli animalisti che dicono poverini, cuccioli andiamo a battere. Ecco, prima di passare a Mosca Morà, vi faccio ascoltare questa domanda che abbiamo rivolto ad Angelo Ferrari proprio sull'importanza dell'abbattimento dei suini. Se ci fosse il malaugurato caso che ci fosse questo passaggio, si passerebbe ad una fase differente di quello che è la situazione attuale e sarebbe considerata un'emergenza nazionale, con dei risvolti gravissimi, perché si imporrebbero l'abbattimento dei suini, quindi di un patrimonio suinicolo estremamente importante, che è quello italiano. Si parlerebbero di una situazione blocco del commercio con i paesi esteri. Quindi è estremamente importante poter evitare questo rischio. Allora, c'è un'analisi dei rischi fatta dai servizi veterinari regionali in cui si valuta il rischio della presenza di determinati allevamenti, soprattutto allevamenti bradi o semibradi, che vivono nell'area infetta, dove la commistione, dove il passaggio tra il cinghiale e il suino potrebbe avvenire. Non mi è chiaro perché vadano abbattuti se di fatto un maiale di allevamento può passarlo solo a quelli del suo allevamento, tendenzialmente, questo le chiedo. Visto che la peste suina ha una mortalità molto elevata e questo virus è estremamente cattivo, per mi permetta il termine, abbiamo una mortalità attorno al 98%, una diffusione molto, molto rapida. Allora, il problema è che si vuole evitare che da allevamento a allevamento poi si passi a dover fare una strage di suini. Lei pensi che in Cina, 2 anni fa, sono stati eliminati più di 300 milioni di suini. Noi non ci possiamo permettere di mandare alla rovina un patrimonio suinicolo italiano. A che punto sono le ricerche per una possibile cura? Comunque questo virus è pericoloso anche perché non c'è un vaccino, allora, una cura. Sono allo studio dei vaccini, ne stiamo sperimentando, quando dico né il Sistema Nazionale Italiano, quindi il centro di referenza, sta sperimentando alcune tipologie di vaccini, sembra che uno di questi dia qualche speranza, per cui si sta lavorando anche su questo fronte. Bene, rieccoci in studio, ricordo che siamo sempre in diretta e abbiamo sentito Ferrari su questo aspetto, tra l'altro ricordava che l'ultima epidemia di peste suina in Italia ci fu all'incirca una quarantina di anni fa e colpì soprattutto il Piemonte e che in quell'occasione appunto vennero abbattuti tutti i maiali, tutti gli allevamenti di quella regione, naturalmente con un grave danno. Allora a lei la parola, Mosca Morà, direttore di CIA Liguria, ecco, ci tenevo che sentisse anche questo passaggio, ecco. Sì, ma purtroppo me lo conosco e mi preoccupano un poco, certo. Per due ragioni. La prima è quella, diciamo così, dell'interesse della zootecnia locale, pur avendo la zootecnia locale e l'allevamento di suini un'importanza, lo dico con grandissimo rispetto, che chiaramente è infinitesimale rispetto al valore di questo comparto sul campo nazionale. Noi siamo meno di un micron da questo punto di vista, non è certo quello il tema. Concordo sul fatto che quando si ha la consapevolezza che si è di fronte a un potenziale rischio molto alto, lo diceva Fiscornia secondo me bene, se questa è un'emergenza nazionale i provvedimenti dovrebbero essere, come dire, proporzionati all'emergenza e a quello che c'è in gioco. No? E quindi anche dal punto di vista, diciamo, della comunicazione e della disponibilità di risorse per ristornare gli allevatori, non si dovrebbe stare lì a fare tanti
tanti discorsi, siamo di fronte a cifre ridicole rispetto a quello che abbiamo in gioco, quindi sarebbe davvero una cosa molto facile da questo punto di vista risolvere. Devo dare atto alla Regione Liguria di aver messo una quota di risorse già a disposizione, e questo pur a nostro modesto parere insufficiente, ma l'assessore ha detto più di una volta, ha usato il termine prima dotazione, quindi mi sembra che la consapevolezza sia piena. Aggiungo un fatto, non è che la peste suina in Italia non ci sia, ahimè la Sardegna, come voi sapete, è una condizione che, con la quale convive da tempo. C'è un problema di accordi commerciali. Un conto è averla, diciamo così, su i selvatici, che danno un grado di rischio nell'ambito delle relazioni commerciali, diciamo di tipo 1, chiamiamolo così, così ci capiamo. Altra cosa è se questa dovesse passare agli animali da allevamento, dove a questo punto il rischio nelle relazioni commerciali diventerebbe diverso, e siccome non tutte i paesi con i quali noi facciamo scambi accettano il cosiddetto principio della regionalizzazione, cosa che ad esempio gli Stati Uniti accettano mentre la Cina non accetta, e cioè dicono, cara Italia, hai un caso di peste suina in Liguria? Bene, non voglio i salami della Liguria, la brutalizzo, la banalizzo un po' se ritenete, ma quelli che vengono da Parma vanno benissimo. La Cina dice, a me Liguria, Parma è tutto Italia, per cui chiudo i porti e chiudo gli ingressi. Ecco, questo è chiaro che è l'elemento di rischio a fronte del quale dobbiamo, come dire, usare la massima cautela e fare un intervento ragionato ma rapido. Se mi permette un'ultima battuta rispetto al tema dei cinghiali. Io non è che ce l'ho particolarmente con i cinghiali, non è che mi hanno fatto qualcosa, fanno tanti danni in giro purtroppo. E so bene che hanno un habitat favorevole determinato anche dall'abbandono che ormai da anni vive tanta parte del nostro territorio. È altrettanto vero però che al di là dei numeri, la densità di questo tipo di animali, e non solo di questi, perché adesso parliamo di cinghiali, ma rispetto ai danni in agricoltura non è che i caprioli piuttosto che altro siano da meno per alcuni aspetti, ed è evidente che va in qualche modo riportata dentro una quota di numeri sopportabile, perché ci sono due fenomeni che sono purtroppo conseguenziali: da un lato diminuisce la superficie agricola coltivata, dall'altro aumentano, perché oggettivamente aumenta il numero dei cinghiali, che quindi aumentano la pressione su quello che ci rimane di coltivato. Quindi siamo di fronte, no, a una situazione in qualche modo paradossale. Certo. In più è evidente che, come dire, a questo punto di vista bisogna, no, provare a darci un colpo abbastanza significativo per ridurre la pressione. Su questo mi permette anche di dire che non credo, francamente, che debba essere addossata sulla schiena dei cacciatori la responsabilità di tutto il controllo. Ma sì. Perché credo che sarebbe anche sbagliato e ingiusto. Ma guardi, prima dicevamo di questo ricorso al TAR da parte di un agricoltore, dall'altra oggi però abbiamo letto anche di un'azienda agricola, Monte Capenardo se non sbaglio, dove invece dicevano, a parte i primi momenti ci siamo seduti lì, abbiamo riflettuto, abbiamo capito che l'abbattimento dei maiali era una cosa importante, che, come dire, in sintesi bisogna fare squadra, no? C'è una problematica, come diceva Tiscornia, no? Chiaramente anche poi nazionale, ecco, come risvolto, e quindi in questo caso c'è anche chi comunque Ma la stragrande maggioranza. Degli allevatori, però le ripeto, da questo punto di vista, poi mi chiudo, non voglio essere come dire, debordante, cioè la responsabilità c'è. Se tutto questo lo riusciamo a contenere dentro un quadro comunicativo semplice e diretto, non contraddittorio come purtroppo in questi giorni è stato, lo dico perché l'ho detto anche stamattina a una riunione alla presenza sia dell'assessore che del dottor Moschi. Cioè, noi abbiamo allevatori che hanno ricevuto l'autorizzazione ad andare a macellare i propri suini, normalmente, in questi giorni, anche domani e dopodomani. Allora, questo elemento, invece di metterci di traverso, favoriamolo. Sono animali meno a rischio e poi faremo anche gli abbattimenti.
Ma non c'è contraddizione fra le due cose, non è che dobbiamo per forza arrivare con le truppe camellate e far fuori tutto il mondo. Certo. Se si riesce a ridurre il numero di animali nel tempo breve possibile, l'obiettivo è quello. Anche perché c'è tutta una parte di territorio, penso al nostro Levante, che sta tirando il fiato in questo momento in attesa di capire se la peste suina possa arrivare anche qui, e in particolar modo abbiamo chiesto un parere anche per avere qualche numero a Paolo Corsiglia di Coldiretti, vicepresidente di Coldiretti Genova. Allora ascoltiamo le sue parole, poi ci ritroviamo in studio, sempre in diretta. Sono giorni di ansia per le aziende della Fontana Buona. Se la peste suina dovesse diffondersi anche nell'entroterra del Levante, sarà un guaio per le aziende agricole, per chi lavora con la filiera del legno e per tutto l'outdoor. Un ulteriore grave colpo per la vallata. Quante sono le aziende che in questo momento rischiano? La parte diretta della suinicoltura, quindi ne avremo una decina, e la parte indiretta che viene da tutta la parte dell'outdoor, quindi tutti gli agriturismi, e tutta la parte che viene dalla mountain bike, dalle camminate a piedi, che poi fruiscono dei nostri agriturismi e delle nostre aziende agricole. Si attende il termine dei 15 giorni di monitoraggio. Coldiretti chiede alla regione di essere presente ai prossimi tavoli di crisi. Intanto Lumarzo è già in zona rossa, i suoi boschi sono inaccessibili e se lo resteranno pertanto senza interventi di cura, l'intero territorio sarà a rischio. Perché chi non tiene mantenuto il territorio, che non tiene pulito e salvaguardato, poi si ripercuote in maniera esponenziale su tutte le varie avvenimenti che ci sono da qui in avanti, del sesto idrogeologico in primis, ma anche soltanto poi pensare all'estate che sta per arrivare, anche quindi incendi e quant'altro. Coldiretti chiede ristori puntuali per le aziende colpite, soprattutto quelle suinicole. Non possiamo accettare, dice Corsiglia, risarcimenti per ogni maiale abbattuto di 1 euro al chilo secondo la tabella di riferimento Ismea. Gli allevamenti liguri più piccoli non possono essere paragonati a quelli di altre regioni. Essendo allevamenti semibradi o totalmente bradi, quindi a un altro tipo di allevamento, ha un costo molto maggiore la produzione. Cioè noi abbiamo, come ben sapete, la Liguria ha tutti i prodotti di nicchia e prodotti con quantità molto molto risicate. 1 euro è pochissimo. Un euro al chilo non copre neanche il costo fra un po' dei veterinari, ecco, di gestione delle pratiche veterinarie. Eccoci in studio. Ecco, Tiscornia, possiamo spiegare che cosa intendiamo per caccia selettiva? Cioè, perché si pensa appunto di andare nel bosco e di far fuori tutti i cinghiali, un po' così, no? Senza una base scientifica. Invece possiamo spiegare che cosa c'è dietro anche, come dire, lo studio, ecco, non si va così a caso. Ma faccio una riflessione perché bisogna che la gente poi capisca. Quando lei prima, non so se lei o Ferrari, ha detto l'ultima epidemia c'è stata in Piemonte 40 anni fa, però noi dobbiamo fare, se noi chiudiamo gli occhi, io ho 56 anni, 40 anni fa un po' me lo ricordo come il nostro territorio, 40 anni fa i cinghiali non esistevano, cioè non c'erano. Quindi eradicare la peste suina allora era, fra virgolette, relativamente semplice. Oggi, nell'Appennino Ligure, eradicare il cinghiale, cioè andare lasciando perdere poi la forma, le modalità che ora ci arriviamo, secondo me è veramente un qualcosa che non so come possa essere portato avanti. Ripeto, non siamo né in Belgio né in Cecoslovacchia. Venendo agli abbattimenti selettivi, l'abbattimento selettivo significa andare nel bosco e sparare agli animali. È evidente che per definizione qui bisogna muovere pochissimo gli animali, e secondo i protocolli europei, prima di abbattere bisognerebbe cintare, perché uno sparo fa muovere questi animali, e quindi muovere questi animali è che ne uccidi uno, ma ne muovi 10, quindi dai più danno che utile. Teniamo presente che esperienze nell'est Europa, dove si è andati immediatamente sull'abbattimento, hanno portato dei risultati scarsissimi. Quindi, e soprattutto nell'Appennino Tosco Emiliano, visto che il cinghiale è un animale notturno, andare a fare caccia selettiva quando l'animale è nella rimessa non è semplice, questo lo sappiamo tutti perfettamente. È evidente che premesso che nel bisagno nessun cacciatore ci andrà mai, perché non ce ne sono i presupposti né di sicurezza né di niente, quindi noi non saremo disponibili ad andarci.
Se ci chiederanno di andare ad abbattere gli animali in aree delimitate, noi, come abbiamo fatto ora, faremo il nostro lavoro, perché è interesse dei cacciatori che questo finisca, perché c'è una necessità superiore. Noi abbiamo un'attività, fra virgolette, ludico-ricreativa, qui c'è gente che ci sta rimettendo il proprio lavoro, certo. Quindi ci sono delle priorità. Anch'io la penso esattamente come Mosca Mora, se ci deve essere un ristori, deve essere un ristori che sia proporzionale a quello che è il danno che io subisco, perché un euro al chilo significa niente, cioè non significa veramente niente, è ovvio che poi ci si va incontro a dei ricorsi. Sì, lo diceva prima Corsiglia, esatto, l'abbiamo sì, sentito. Cioè, è evidente che poi uno che ha, come l'agricoltore di Campo Ligure, che sia poi discutibile o meno, il fatto di rivolgersi agli avvocati, secondo me mai gli avvocati risolvono niente, perché comunque poi ognuno rimane sulle sue posizioni, il ristori deve essere per definizione sì, un ristori. Se è un placebo non serve a niente. Ecco, prima di passare a Mosca Mora, volevo solo fare un passaggio, perché prima citava la questione dell'export e anche degli altri paesi. Siamo stati in un'azienda agricola di Rezzoaglio, abbiamo parlato con Manuela Casaleggi, che ha appunto un'azienda agricola con allevamento, si occupa di tutta la filiera, diciamo dall'allevamento alla trasformazione, e mette due riflessioni particolari, interessanti, ecco, su quello che riguarda anche l'attenzione da avere sul nostro territorio, a partire proprio dall'allevamento dei maiali. Non so se possiamo ascoltarlo, ecco, chiedo alla regia. In questa situazione, con la peste suina, cosa complica per la vostra attività? Allora, noi dovremmo portare gli animali, abbiamo detto qua, una volta che abbiamo macellato tutti quelli che abbiamo in questo recinto, ad esempio. Se le cose stanno come si stanno evolvendo, non potremo più farlo e non sappiamo per quanto tempo. La seconda problematica è che, anche se in via ufficiosa, non ufficiale, ci viene detto di diminuire il numero dei suini, però non possiamo portarli nel macello cui solitamente andiamo, che è proprio in provincia di Piacenza e a Bettola, perché dovremmo far transitare i nostri suini dalla regione Liguria alla regione Emilia-Romagna. E in questo momento l'ASL, diciamo, emiliana non lo prevede. Esatto, l'ASL emiliana in questo momento ha messo, diciamo, una sorta di veto al portare i suini della Liguria in Emilia-Romagna. Quindi per noi questo è già un problema, lo stiamo vivendo da qualche settimana. Stiamo cercando di mettere in pratica tutte quelle che sono diciamo le attuazioni, le attività per prevenire. Infatti, se guardiamo anche i nostri recinti, la biosicurezza e la bioprevenzione è messa in atto. Una tripla recinzione in questo caso. Sì, abbiamo recintato addirittura le fonti per fare che nessun cinghiale possa andare a contaminarle. E in più abbiamo dotato anche gli operatori che lavorano con noi di strumenti, tipo ad esempio noi adesso abbiamo i calzari, siamo in un prato con i calzari, non si è mai visto, eppure ce li abbiamo. E non solo, la persona che viene a somministrare il cibo è una sola, che avrà degli indumenti usa e getta, in modo tale che quando ha finito il lavoro, e ovviamente anche prima di iniziarlo, ha degli abiti puliti e non può in nessun modo, diciamo, portare delle contaminazioni. E quindi probabilmente siete anche indietro come lavorazioni e tutto, immagino. E questo forse è l'aspetto in questo momento più grave. Bravissimo, esatto. L'aspetto grave è questo, perché è vero che siamo in periodo di bassa stagione, però essendo trasformatori, noi con le lavorazioni di adesso, soprattutto per le pezzature pesanti, quindi dai culatelli alle pancette, alle coppe, ma anche ai salami stagionati, lavoriamo adesso, cioè noi andiamo adesso a preparare i prodotti che andranno somministrati a luglio-agosto, quindi con l'alta stagione. Attualmente abbiamo già un ritardo di 3 settimane, perché sono già 3 settimane che abbiamo avuto questo blocco, sulla lavorazione. E questo comporta comunque già per noi un danno, è già un danno, perché comunque noi avremo già possibile mancanza di prodotto quest'estate. Questa cosa magari non è sotto gli occhi di tutti, perché? Perché comunque attualmente tutte le indicazioni che vengono date riguardano solo la zona rossa, che è un bene che non sia zona rossa questa, noi siamo nella zona di sorveglianza, quindi va benissimo, perché anche le attività all'aperto riusciamo a farle, va bene, però noi abbiamo già un danno che quasi sicuramente non verrà neanche magari preso in considerazione. Perché? Perché siamo comunque la Liguria
è piccola dal punto di vista degli animali. Se noi pensiamo all'Emilia Romagna, pensiamo alla Lombardia, che contano 9 milioni di capi, in Liguria abbiamo 1000 capi. Capisco che a livello economico comunque non è sostenibile, ma per le realtà di queste vallate ogni piccola azienda è una realtà sostenibile a sé, ma che sostiene un territorio. Ecco, così abbiamo dato un piccolo spaccato anche, no, di un'azienda che vive, che lavora sul nostro territorio. Ecco, Mosca Mora. Guardi, io francamente non so cosa aggiungere alle parole di questa imprenditrice, che ha dato due dimostrazioni. La prima, della grande cura, cautela, attenzione messa in atto. Ha visto tutte le attenzioni. Ma no, ma perché così gli allevatori, la stragrande maggioranza, hanno consapevolezza che difendere il proprio patrimonio zootecnico e difendere il proprio reddito, la propria civiltà, lì mi pare che siano particolarmente attenti, no? Hanno anche usato terminologie ben precise e coerenti. La seconda riflessione è quella sulla macellazione. Lì siamo in un territorio che sostanzialmente non è soggetto ad alcuna restrizione, perché non è la zona, però ecco, esiste questo problema che in termini cautelativi, siccome in Liguria non c'è più un macello degno di questo nome, perché questo è un altro problema, ce ne accorgiamo sempre tardi, no? Una serie di misure che hanno di fatto azzerato la possibilità di avere macelli di media piccola dimensione, poi si pagano in questi casi. E quindi si trova in una condizione per assurdo più disgraziata di chi è in zona rossa, ma ha la fortuna, zona rossa, in zona a maggior tutela, ma ha la fortuna di avere all'interno della stessa zona un macello che può fare il proprio servizio. È chiaro come questo tipo di economia è stata descritta benissimo nelle ultime parole, cioè il fatto che le nozze siano dimensioni piccole, quando parliamo dei 500, 600, 800 capi no, che sono censiti, guardate, non sono neanche un piccolo allevamento delle aree di pianura, ecco, sono una fregugia, detto in genovese, no, ma sono un'economia importantissima per quelle realtà e per quelle zone. Ora non si tratta mica di fare le lagne, cioè la consapevolezza di quello che va fatto ce l'abbiamo, ma su come farlo e in che tempi farlo in maniera adeguata, responsabile e attenta, è chiaro che è un elemento che vogliamo assolutamente non sia tralasciato. Lo ripeto ancora una volta, gestire da subito e facilitare la macellazione, che consentirebbe di fare quel tipo di produzioni che verrebbero consumate peraltro all'interno della zona a rischio, perché non si può uscire anche con il consumo delle carni da questa zona, sarebbe più che sufficiente. Cioè il nostro mercato è un mercato che si svolge tutto all'interno della zona, zona delimitata. Sì, sì, sì. Per ora, ecco, incrociando le dita, naturalmente la zona della Val d'Aveto non è stata interessata dal ritrovamento di carcasse di cinghiali. Abbiamo incontrato sempre a Rezzoaglio un cacciatore che ha un'esperienza di 40 anni di presenza, di attività nei boschi. Allora ascoltiamo le sue parole. Alla normale attività di caccia per voi si è aggiunta la prevenzione? Sì, esatto, giriamo e se vediamo qualcosa, eccetera. Però non abbiamo ancora riscontrato nessun cinghiale, insomma, malato, che ci siano dei problemi. Per adesso a noi qui in Vallata sembra tutto normale. Avete diviso l'area in zone, quali sono quelle che controllate? Siamo circa 4 squadre, e ognuno c'è il suo territorio, quindi gira nel suo territorio e controlla. Quanti siete, ecco, come operate? Dovremmo essere minimo 12 quando andiamo a caccia. Più o meno siamo sempre 15, 16, 17, secondo. Poi quei cani giriamo. Se ci fosse qualcosa, il cane magari ce lo segnala, insomma, vediamo qualcosa che non è normale. C'è tutta una parte di persone che dice: ma se si fossero abbattuti più cinghiali negli anni passati, forse questi problemi oggi non ci sarebbero. Lei cosa ne pensa, da cacciatore? Ecco. Forse giù, ma non so, i cinghiali vanno a mangiare, almeno dal mio punto di vista, poi non so se è giusto. Vanno a mangiare magari vicino ai cassonetti, mangeranno un po' di tutto, poi... Se il cinghiale vive nei boschi normale, che mangia normale, non dovrebbe ammalarsi, mi sembra, secondo la mia esperienza. Poi può darsi che mi sbaglio.
quando abbattete un cinghiale, prima di mangiarlo, insomma di consumarlo, controllate insomma che sia sano, ci sono delle procedure? Il giorno della battuta dobbiamo prendere i campioni di un cinghiale e mandarli giù all'ASL, poi controllano, vedono se ci sono dei problemi, se il cinghiale è malato o meno. Questo si fa normalmente? Sì, sì, ma non è solo da quest'anno, anche da prima si faceva. E recentemente sui cinghiali che avete abbattuto non ci sono stati problemi? Non abbiamo avuto nessuna segnalazione al momento. Ecco, vado subito da Tisconia perché immagino che vi conosciate, ecco, con Brignole, fate parte insomma della stessa area, quella della TC Levante. Sì, sì, certo, è un caposquadra. Tenga presente che la TC di cui io sono presidente ha 43 squadre, sono circa quasi 2.000 persone, 2.000 cacciatori, quindi noi siamo una realtà che presidia il territorio, lo presidia tutto l'anno, pulendo i sentieri, eccetera. Noi da penso 10 anni preleviamo i campioni e li mandiamo allo zoo profilattico per esaminarli. Abbiamo anche trovato in qualche annualità degli animali in difficoltà o morti, li abbiamo sempre portati allo zoo profilattico, non c'è mai stato riscontro di peste suina. Tengo a precisarlo perché questo è un mio fiore all'occhiello. Il nostro ambito è stato il primo ormai da 5-6 anni che abbiamo attivato, e adesso lo sta facendo tutta la Liguria, abbiamo attivato la raccolta delle carcasse, cioè noi non gli scarti delle macerazioni dei giostri cinghiali, che tenga presente che noi abbattiamo circa 4.000 cinghiali nel nostro ATC, quindi noi ce la mettiamo tutta, cioè noi andiamo a caccia per abbatterli, non per scherzare. Li conferiamo tutti a una ditta, adesso non posso fare pubblicità quindi non dico il nome, che viene ogni giorno successivo alla battuta con mezzi specializzati a raccogliere tutti gli scarti, quindi noi non buttiamo niente nel bosco o nei cassonetti della spazzatura. Questa è una cosa che la gente forse non sa, ma io ci tengo a dirlo, e le spese di tutto ciò ce le paghiamo noi. Perché secondo me nel 2022 non è più possibile lasciare fare le cose così in modo improvvisato. È evidente che secondo me se ognuno fa la sua parte, e agli agricoltori, che noi diamo anche dei contributi a fondo perduto agli agricoltori, perché gli agricoltori, il nostro territorio, se perde gli agricoltori ha già delle grosse difficoltà, ma perde tutto. Perché il nostro entroterra vive per la passione, perché chi fa l'agricoltore da noi non lo fa per viverci o camparci, lo fa per passione, parliamoci molto chiaramente, perché lo fa esclusivamente per passione. Poi qualcuno di giovane specialmente deve anche tirarci fuori un reddito. Se perdiamo anche quelle poche piccole realtà che ci sono, il nostro territorio già una selva, lo diventerà sempre di più, con tutti i problemi che abbiamo ogni volta che piove, lo sappiamo tutti molto bene. Allora, chiudiamo con due servizi, siamo in chiusura. Intanto torniamo da Manuela Casaleggi, che abbiamo ascoltato prima, per una riflessione invece più in generale che riguarda anche la difesa del territorio. L'ascoltiamo. Abbiamo visto che PSA in Italia, in Europa, è arrivata nel 2014. Ci sono i primi rinvenimenti nel nord Europa. Si fermano questi ritrovamenti in Germania. Dalla Germania fa un salto in Italia, in Liguria. In 48 ore più o meno un cinghiale muore. Adesso in 48 ore dalla Germania non ci viene in Italia. Questo è poco ma sicuro. Quindi questi cinghiali avranno, e così sembrano comunque le ipotesi, sembrano proprio accreditate, le ipotesi accreditate sembrano queste, che questi cinghiali abbiano comunque preso questo virus da scarti alimentari. Quindi avranno mangiato qualcosa, grufolando nella spazzatura, non lo so, residui di panini, non sappiamo, residui organici di comunque contaminati da qualche parte nella zona, e quindi hanno preso questo virus. Se noi riuscissimo a potenziare tanto di più le produzioni italiane rispetto a quelle che arrivano sul mercato italiano a basso prezzo, perché diciamolo, se arrivano sul mercato italiano ci arrivano perché il prezzo è basso, probabilmente andremmo ad evitare alcuni problemi come questo. Possiamo, come ultima domanda, così dare una rassicurazione sulla carne comunque di maiale, che
arriva dalle nostre parti. Allora, la carne di maiale italiana è carne buona, cioè il prodotto italiano è buono. Io non voglio mettere delle diffide su quelle che sono le produzioni che arrivano dall'estero, però una domanda me la faccio. Se all'estero hanno bloccato le importazioni di prodotti di origine suina provenienti dall'Italia, perché noi non iniziamo anche a bloccare tutte invece le carni suine che arrivano da quei paesi che hanno il virus? Cioè, qua ci vorrebbe veramente una presa di posizione, perché aiuterebbe il prodotto italiano, le aziende grandi e le aziende piccole. Cioè, la sostenibilità è fatta tutti insieme. Se noi riusciamo a rimanere sul territorio, a investire sul territorio, a creare anche pochi posti di lavoro, però qua in Val d'Aveto avere una persona significa avere una famiglia sul territorio. Non possiamo andare a vivere tutti a Genova, a Milano, cioè bisogna ritornarci. Abbiamo la possibilità di poterlo fare, abbiamo degli ambienti che meritano di essere valorizzati, dei prodotti d'eccellenza, e bisogna difenderli, cioè a tutti i costi. Ecco, ci vorrebbe la politica per rispondere, però in conclusione chiedo una battuta, ecco, a Mosca Mora, ecco, se ha sentito, se condivide. No, faccio fatica a condividere per un semplice motivo, perché ricordo esattamente quello per cui siamo qui, per difendere un settore che vive di export. Allora bisogna avere la capacità di sapere che non ce n'è barriere commerciali che ci tutelano. Ci sono anche le barriere sanitarie, ci sono i controlli. Normalmente ormai queste sono diventate politiche, diciamo, commerciali anziché sanitarie. No, non mi convince quella strada. Capisco lo spirito, la buona fede e l'amore per il lavoro che viene messo in campo, ma non è attraverso questo sistema che noi possiamo andare avanti. Se ragionassimo per i prodotti agricoli in particolare, di, come dire, mangiamo le cose di casa nostra, temo che faremmo delle grandi scorpacciate, ma il nostro reddito pro capite sarebbe in netto crollo. Attenzione alle piccole eccellenze del territorio, che è quello che un po' di solito quello, si naturale. Chiede, quello è in dubbio, ecco, immagino. Assolutamente sì, ci mancherebbe altro, ma non è quello il contesto, cioè. Il contesto della valorizzazione territoriale è assoluto, lo sosteniamo e lo sosterremo sempre. L'altro aspetto per chiudere è quello che citava Tiscone anche poco fa, cioè poi l'altro indotto che sta soffrendo e che teme ripercussioni, quello dell'outdoor, quindi quello del trekking, gli agriturismi, i parchi, abbiamo sentito anche la Federparchi in questi giorni preoccupata. Noi abbiamo visitato un'azienda agricola, la Lumaca Pannesina, si trova a Pannesi di Lumarzo, che è proprio nella zona rossa in questo momento di maggior tutela. Insomma, in questo momento l'azienda è chiusa, però insomma, guarda con un po' di timore alla primavera. Abbiamo questa intervista, l'ascoltiamo. Se dovesse perdurare questa situazione, cosa si verrebbe a creare per la vostra attività? Per noi comporterebbe un danno a livello economico non indifferente, perché la gente quando viene in un posto come questo non viene solo per mangiare, cioè non ha attrazioni turistiche in particolare come può essere a Genova, che hai il porto e quant'altro. Qua vieni per goderti la natura, i boschi, per farti una camminata. Qua ci sono tante possibilità di camminamenti, escursioni, trekking, così. Per esempio l'alta via dei Monti Liguri che passa qua dietro, che sono dei sentieri che io stesso faccio a piedi molte volte, sono veramente belli da vedere. Magari non valorizzati molto, però comunque belli, e alcuni anche tenuti bene, come per esempio quello che dal Corno va su fino al Bado. Già in questi giorni si vede meno giro di persone. Se volendo guardi, vedi la cima dei monti, non passa praticamente più nessuno. Il concetto di chiudere i boschi vi convince? Può avere senso per via del tipo di virus che è quello della peste suina, che è un virus che perdura tanto nel tempo e quindi rischieresti tu, uomo, con le tue scarpe di portarlo ovunque. Però è una misura secondo me un po' drastica. Si potrebbe provare a contenere di più la questione facendo battere di più i boschi a persone del mestiere, che guardie e quant'altro, per cercare di isolare i casi malati e bloccarli sul nascere ancora prima che possano girare per tutti i boschi. Voi naturalmente sentirete anche i vostri colleghi, persone che lavorano in agriturismi qui nella zona, nella valle, che preoccupazione c'è per le prossime settimane? La paura principale è che, per l'appunto, specialmente per chi è del settore, facciano ammazzare tutte quante le bestie che hanno, perché
Già faccio l'esempio di noi, se ci dovessero uccidere tutte quante le galline che abbiamo sarebbe un danno economico elevatissimo. Io faccio l'esempio delle galline, ma si può applicare ai maiali. E oltre quello, anche i costi di smaltimento delle carcasse, perché non è che tu un animale malato lo ammazzi e lo metti lì. E poi oltretutto la quarantena di 6 mesi, perché come dicevo prima è un virus che dura tantissimo, rimane attivo per un periodo molto lungo fuori e nonostante facciano sanificare tutto e quant'altro c'è il rischio che l'allevamento in cui è entrato il virus possa rimanere infettivo anche dopo 2-3 mesi e ci mandino i maiali dentro e si riammarino di nuovo. Allora siamo in chiusura, un flash, inizio da Tiscorni, insomma quali sono un po' gli auspici e anche cosa vi aspettate nei prossimi giorni come decisioni per poter far fronte a questa situazione? Allora, gli auspici sono ovvi, è quello che si riesca a contenere nei limiti e nel perimetro che per adesso si sono manifestati la maggioranza dei casi. Quello che ci aspettiamo, non vorrei essere ripetitivo, ma lo ripeto, è che venga disinnescato il bisogno, perché il bisogno per conto mio è una bomba. Se la peste suina finisce lì, veramente, secondo me, diventa difficilmente governabile. Che gli agricoltori e gli allevatori capiscano che è anche vantaggio loro togliere di mezzo prima possibile questa malattia, ovviamente a fronte di un ristori che sia tale. Certo. Ecco... Mosca Mora per concludere. Ma allora direi che gli auspici sono comuni e ci mancherebbe altro che non lo fossero in questo momento. Aggiungo semplicemente due cose. La prima riguarda la necessità di fare in fretta, e questo concordo, ma con le ragioni e con le modalità che dicevo prima, in modo coordinato. C'è bisogno di avere un'informazione lineare e trasparente, efficace, facilmente comprensibile da tutti, perché se le persone capiscono bene si comportano anche conseguentemente. Terza cosa, non sottovalutiamo il danno che ne deriva, che è stato ben dichiarato anche nell'ultima vostra intervista, cioè il tema è che comunque ci sono 6 mesi di vuoto. 6 mesi di vuoto vuol dire che io, se ammazzo tutti i cinghiali, i maiali, poi per i 6 mesi comunque, se tutto va bene, non li posso reintrodurre. Quindi c'è un tempo lungo in cui, come dire, la vacanza della propria attività ha bisogno di essere sostenuta, almeno parzialmente o comunque in maniera significativa. E poi tutta l'economia che gira attorno al nostro entroterra, che spesso e volentieri viene dimenticata, ma poi quando cominciamo a contarla è significativa, compreso l'esercizio dell'attività venatoria, quando si può sviluppare, perché come dire, i cacciatori sono buone forchette, sono gente di compagnia, e quindi quando va in giro trasferisce anche economia alle zone che frequenta, oltre agli agriturismi, insomma, e le altre cose. Bene, grazie a entrambi, grazie per i vostri interventi, la vostra riflessione. Grazie a voi. Abbiamo buonasera, toccato grazie. Questo tema. Grazie, buonasera. Molto attuale, noi ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre con il Direttamente Su. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.